Oggi è domenica e io sto approfittando dell'unico giorno della settimana in cui non fanno i lavori di ristrutturazione in uno degli appartamenti del condominio per registrare questo video, perché se no vado a denunciare qualcuno. Diteglielo, ma in realtà i muratori sono attori pagati da me per fare rumore e non lasciarli in pace. Vi giuro che è il primo giorno della settimana in cui riesco effettivamente a registrare un video. Sono entusiasta di questa cosa. Oltretutto ho questo cerotto sulla mano perché mi è venuta una vescica da stampelle, perché ci ho camminato troppo sopra e insomma non ho imparato evidentemente ancora a camminarci. Ma tanto tra pochissimo per voi domani tolgo il gesso, il 10 di giugno tolgo il gesso. A parte ciò, quest'oggi sono qua per, allora, innanzitutto provare qualche novità Wycon, perché è uscita una nuova collezione di cui per adesso ho deciso di farvi vedere qualche prodottino, perché sono veramente tantissimi. E visto che vi volevo anche far vedere qualche altro prodotto di XX by Revolution, perché adesso è finalmente disponibile su Revolution Beauty, ma anche su Maki Beauty e tutti i siti che rivendono Revolution, ho pensato che appunto sarebbe stato carino farvi vedere o rivedere qualcosa. Niente, quindi è un po' un putpurri di cose. Vediamo cosa ne esce fuori. Abbiamo ciprie colorate, abbiamo primer rosa, abbiamo un sacco di cose rosa. Iniziamo. Allora, direi appunto di partire dal primer rosa, che è questo qua di Wycon, si chiama Smoothielicious Neon Primer. Questo è lo 02 Pop Pink. C'è anche la versione arancione, se non sbaglio, ma hanno tutti e due lo stesso identico effetto. È un primer opacizzante e che minimizza i pori. Ho pensato di andarlo a mettere più che altro in questa zona e sulla fronte, dove invece tendo magari a lucidarmi un pochino anch'io in questo periodo dell'anno, quando fa caldo, anche le pellicce che comunque un pochino si lucidano più del normale. Quindi andiamo a minimizzare questa cosa. E poi è rosa, quindi cioè, non potevo non usarlo, capite? Cioè, è rosa. C'era proprio scritto Basi Gaia usalo. Ovviamente è rosa anche il prodotto in sé, che è così. Sembra un po' quei dentifrici alla fragola. Comunque, allora, è un primer siliconico, perché l'ho provato prima sulla mano per vedere come fosse, ed è di quelli proprio super super siliconici. Però devo dire che ogni tanto persino a me piacciono, proprio perché sono gli unici che effettivamente mantengono la pelle opaca o comunque non eccessivamente lucida. Soprattutto d'estate, diciamo che il lucido vogliamo cercare di concentrarlo noi dove vogliamo essere più lucide, ma non vogliamo essere una lampadina praticamente. E quindi in pratica vado a metterlo giusto nelle aree in cui non voglio essere troppo troppo lucida. Quante volte ho già detto lucida? Troppe. Come sempre, ovviamente ho già fatto le sopracciglia. E allora, come fondotinta in realtà ne uso uno un po' più vecchio, ma semplicemente perché mi piace molto, perché è abbastanza leggero, coprente ed è anche a base di ingredienti naturali, ed è il The Real Foundation di Wycon, sempre. Il fondotinta di questa nuova collezione, che se non vi ho detto si chiama, non mi ricordo, Blazing Dots, che è tutta una collezione sui toni del neon, ci sono anche ombretti singoli, palettine, eccetera. Proverò tutto con calma, però il fondotinta di questa collezione che mi hanno mandato è troppo scuro. Quindi oggi vado a usare lo 03 Light Neutral del The Real Foundation, che in realtà mi piace parecchio, quindi ve lo faccio vedere. È abbastanza liquidino, come vedete sta gocciolando, quindi cerchiamo di non farlo cadere. E con la spugnetta questa qua di Juno & Co è anche abbastanza coprente, direi. Allora, forse lo vedete un pochino chiaro, ma in realtà ossida leggermente e quindi poi diventa praticamente del mio colore giusto, quindi per questo non volevo usare la tonalità 04, che è quella che mi hanno mandato del fondotinta nuovo, perché quella invece è proprio troppo scura. Vabbè, non potete capire che male alle braccia io abbia sempre per le stampelle. Cioè, sono un workout incredibile le stampelle, ho malissimo. Non ne posso proprio più. Ma più che altro mi manca la mia indipendenza, perché comunque in questo mese mi sono un po' divisa tra casa mia e casa di mia sorella, perché comunque certe cose non riesco a farle da sola, o comunque è meglio se non le faccio da sola, soprattutto essendo io me. Cioè, tipo la doccia, è meglio se la faccio quando c'è qualcuno in casa con me, così se per caso scivolo e batto la testa, qualcuno mi viene a soccorrere, cose del genere, insomma. Quindi dividersi tra due case, quando qua c'erano pure i lavori di ristrutturazione, è stato meraviglioso. Lavorare è stato un patimento. In realtà mi vedo un pochino chiara, però appunto io mi ricordo che questo fondotinta ossidi un pochino, quindi aspettiamo che ossidi. Nel frattempo vado a mettere il correttore, che invece è della nuova, sì, ciao. È della nuova collezione, Blazing Dots, sempre di Wycon, ed è il One More Time Concealer. Questa è la tonalità 04 Nude Beige, che temo sia più scuro del fondotinta. Però mi inizio a usare questo giusto per contrastare un po' l'occhiaia.
Però in effetti può andare bene per le occhiaie. E devo dire che a me i correttori di Wacom quasi sempre sono piaciuti. È super fresco. Ah, ma vi giuro, è freschissimo questo correttore. Beh, tanto terrò il succo. Il succo? Terrò su il trucco. Ah, l'estate, ragazzi. Terrò sul trucco per qualche ora, insomma, non mi struccherò subito e quindi vedo anche un pochino poi come dura durante la giornata, anche se in realtà è abbastanza tardi già, perché sono quasi le 4 di pomeriggio. Però in generale, vabbè, vedremo se va tanto nelle pieghe, eccetera. Però mi ci vedo usarlo parecchio quest'estate proprio perché tra l'altro è una tonalità che può andare bene come il correttore illuminante quando mi abbronzo e come correttore per adesso per andare a coprire le occhiaie, quindi mi sembra ottimo. Allora, adesso passiamo a uno step che mi fa un po' paura e vi spiego perché. Allora, sono uscite queste ciprie di Wacom che si chiamano Neon Dust Loose Powder, queste qua, e come vedete sono due colori... cioè in realtà fuori sono neon ma dentro sono pastello, una rosa e un arancione, adesso ve le faccio vedere, sono proprio colorate le polveri, questa qua è quella rosa, questa qua è quella arancione, vedete che sono colori pastello. Allora, questa non è una prima impressione perché io in realtà le ho provate già entrambe e vi spiego perché, perché essendo un prodotto così difficile, così complicato, così strano, ho detto proviamole off camera, proviamole un po' di volte per capire. Infatti all'inizio ne ho messa decisamente troppa e sembrava avessi messo un blush praticamente. Quando poi ho capito che non sono assolutamente fatte per essere messe in grande quantità ma per essere messe veramente come un velo, ovvero come piace a me, perché come sapete io odio la cipria però d'estate un pochino ce ne va, devo dire che alla fine l'effetto che poi è venuto fuori a me è piaciuto perché hanno un potere levigante incredibile. Quindi, visto che tanto io ho già finito con le creme, se avessi dovuto mettere creme ancora avrei prima messo le creme e poi questa, direi che vado a settare. Allora, sul sito c'è scritto che le polveri diventano trasparenti. Io personalmente non trovo che diventino trasparenti, trovo che si vedano leggermente. Non è una cosa che mi dà per niente fastidio perché vi giuro che l'effetto, adesso ve lo faccio vedere, è molto bello. Il fatto è che non si possono mettere su tutto il viso perché sennò diventate o rosa o arancioni. Quindi io prendo la cipria rosa, ne prendo un velo sottilissimo e vado a settare praticamente i lati del naso e poi veramente con i leftover sul pennello vado a settare il resto del viso, ma praticamente non ne prelevo più, trascino un pochino quella che ho messo sul resto del viso e vedete che comunque qua è innegabile che sia colorata la cipria. Adesso vado a metterne un pochino di quell'arancione giusto per farvi vedere che anche quell'arancione un pochino tinge e che quindi assolutamente non possono essere usate come delle ciprie normali. Però non mi dà fastidio sta cosa, perché già solo con la cipria vado a dare un pochino di colorito che non mi dispiace. Cioè a me questo effetto un po' già blushy mi piace, leviga veramente tantissimo, mi piace molto l'effetto della cipria in sé, è davvero molto levigante. L'unica cosa che non capisco è perché sul sito abbiano scritto che diventa completamente traslucida, quando nella realtà non è vero, o meglio, magari su una pelle un po' più scura della mia forse si vede meno. Di base sappiate che se avete la pelle chiara secondo me un po' si vede, però appunto a me l'effetto che alla fine viene fuori piace tantissimo proprio perché è super levigante e non secca per niente. Sarà anche che comunque se ne va a mettere poca, ma sono molto 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 liscia e levigata, ma zero secchezza, è meravigliosa questa cosa. Quindi per l'estate io mi ci vedo parecchio usarle in realtà. Comunque, allora adesso passiamo invece a contouring, comunque bronzing e ancora un po' di blush e illuminante, e vado a riusare la palette Gravitate di XX by Revolution perché mi è piaciuta tantissimo e la volevo riprovare con voi. E questa qua, che ricorda un pochino Hourglass, ma sono quelle polveri cotte, quindi molto sottili, molto facilmente sfumabili, veramente molto belle. E vado a usare anche un pennello di questa nuova collezione di Wacom, sono usciti 3 pennelli, questo è l'NC3 che ha questa forma abbastanza piatto da un lato e poi più largo di qua. Quindi in realtà secondo me può essere abbastanza comodo andare a fare contouring con questo. Quindi prendo ovviamente la tonalità da bronzer contouring. E vedete che andare a scavare lo zigomo è facilissimo. Forse non l'ho detto all'inizio, ma i prodotti di Wacom me li hanno inviati, anche quelli di XX by Revolution. Metto anche ancora un po' di blush. Per andare a togliere un po' di polverosità metto un po' di What It Do di Fenty Beauty, lo spray fissante. D'estate per me
d'obbligo, veramente lo spray fissante è essenziale, perché sicuramente vado ad usare più polveri, proprio perché comunque una base troppo cremosa e appiccicaticcia è difficile da portare d'estate, quindi magari vado a settare di più, a usare più polveri, e questo mi salva dall'avere l'aspetto troppo polveroso, ma aiuta anche a mantenere il trucco, quindi è perfetto. E questo in particolare mi piace per lo spruzzo molto nebulizzato che ha. Bene, ho inondato anche lo specchio. Devo asciugarlo. Anche il telefono, vabbè, tutto intorno a me è bagnato adesso. Nel frattempo metto un secondo un burro a cacao. Questo qua è Baby Joy di Clio, uno dei Coco Love, che io adoro. E questo in particolare mi piace tantissimo perché è proprio un rosa chiaro, di quelli che danno proprio un tocco di colore. Sono super idratanti, sanno di cocco, cosa che io adoro. Adesso che mi sono un po' asciugata vado finalmente a mettere l'illuminante con questo pennello sempre di Wycon, che è l'NC2. Mi piacciono un sacco questi pennelli che sono usciti. Bene, adesso possiamo passare agli occhi. Metto un secondo un primer, questo qua, quello di Revolution, il Cat Crease Canvas. Adesso come palette ho deciso... Ups, scusate. Adesso come palette occhi ho deciso di usare XX Posed, questa qua del nuovo brand appunto di Revolution, che è appena uscito ufficialmente, si può ritrovare insomma in una serie di siti che vi scrivo qua sotto, e si può trovare sicuramente su Revolution Beauty ma anche su Maki Beauty, Maki Yale, insomma, che è un po' più facile forse come spedizioni, ci mette meno, insomma, se preferite. Comunque la palette in questione è questa qua, come vedete è super semplice, ho deciso che oggi faremo una roba veramente semplice, ma comunque volevo provare la qualità di queste palettine che costano 10 euro l'una, per un quad comunque di un brand low cost non è proprio pochissimo, quindi è giusto per vedere se effettivamente la qualità vale la pena. Sicuramente il pack mi piace tantissimo, come adoro anche questo, ma ve l'ho già detto nel video in cui ho provato XX Brow Revolution, che se non avete visto vi lascio linkato giù nell'info box, chissà se lo farò davvero, ma insomma... La speranza è l'ultima a morire, Basic Gaia, ricordatelo. In realtà ho visto sul sito che ci sono tantissime palette, oltre a quelle che ci hanno mandato, veramente ne sono uscite già un sacco, quindi fatevi un giro per vedere cosa vi attira di più. Molto interessante secondo me è anche questa, che però è solo shimmer, diciamo è una palette che può integrare magari il resto, quindi io la tengo qua, vediamo se mi basta questa palettina oppure se voglio aggiungere qualcosa con questa. Questa si chiama Quartz ed è appunto ispirata al quarzo, cioè per quello si chiama così. Niente, davvero, mi faccio velocemente qualche swatch perché secondo me questi ombretti sono proprio foiled, cioè sono metallizzati, bellissimi. Io non ho parole veramente, cioè sono stupendi. Quindi questi secondo me, come integrazione appunto di altre palette, possono essere davvero davvero molto validi. Però adesso andiamo a vedere un pochino come sono invece queste. Allora, questo qua è tipo un mini shimmer, cioè in realtà non lo so, cioè è un opaco ma un po' lucidino. E poi ci sono questi due che sono completamente opachi e poi questo qua che è super foiled. Quindi io parto da questo qua, il più chiaro, e vado a metterlo qua esternamente. Ora vado con il marrone un po' più scuro, che però in realtà non è tanto più scuro dell'altro, cioè sulla palpebra forse come intensità di colore sono uguali, semplicemente uno un po' più rosato, uno un po' più marroncino. Si sfumano molto bene, l'unica cosa è che appunto diciamo che forse avrei messo il marrone più scuro davvero un po' più scuro, perché non si distinguono tanto i due opachi, e questa è la maggiore intensità che si può raggiungere con questi due. Comunque per un look un po' più soft mi piace tantissimo. È una tonalità di marrone rosato davvero stupenda. E si sfumano davvero bene questi opachi. Ora passiamo allo shimmer super foil che c'è qua, che è questa specie di... Non è un oro, non è un bronzo, è bellissimo però. La mia mano stava uscendo dall'inquadratura. Comunque è stupendo, cioè la luminosità è estrema. Provo prima con il dito e poi vado ad aggiustare con un pennello. No, vabbè, ma sembra... Non so neanche io cosa sembra. Sembra una cosa meravigliosa, però. No, ma è stupendo. È stupendo. È veramente stupendo. Basta. Non sto andando proprio fin dentro perché voglio poi prendere un altro shimmer foiled dall'altra palettina, quella di Quartz. Ma questo è meraviglioso. Forse c'è un leggerissimo fallout, ma davvero
trascurabile, ma forse in realtà non è neanche Fallout, sono proprio io che con il mio dito sono andata a stamparmelo un pochino ovunque. Penso che prenderò un po' di questo colore con il pennello e lo andrò a mettere qua. No, in realtà mi sa che ci sta meglio questo perché è un po' più sul giallino, quindi faccio un mix. Un po' di quello più rosato, un po' di quello più giallino. Io sono super contenta di queste, di questo look, di queste palettine. È super semplice, ma cioè, guardate che luce. Quindi devo dire che veramente hanno fatto secondo me un ottimo lavoro su questo brand, su molti dei prodotti, soprattutto forse nel reparto occhi hanno veramente fatto grandi grandi cose. Io innamorata. Comunque vado a mettere l'eyeliner, metto quello di Astra, il Subliminal 16 ore Pro Liner. E poi mascara, non lo so, lo decido mentre mi metto l'eyeliner, soprattutto la liner. Allora, come mascara ho usato il Double Dream di Puro Bio, adesso sulle labbra vado a mettere il nuovo Liquid Love di Clio che si chiama Conte, che io appena l'ho letto ho pensato a Conte e pensavo che le avesse dedicato un rossetto liquido, invece è Conte. Questa non la commento nemmeno. E voilà, questo è il look finito, adesso vi faccio la ripresa alla luce naturale sperando poi di ricordarmi di inserirla anche nel video, però devo dire che il risultato finale mi piace parecchio. Trovo che dei nuovi prodotti che ho provato mi è piaciuto tantissimo il correttore, è molto leggero, non è super coprente ma a me piace ma è davvero molto bello, a parte che non si sente minimamente sulla pelle ma non si vede neanche sulla pelle. Non va nelle pieghe, veramente bello, quindi lo riproverò. Tutte le cose nuove che ho provato riproverò assolutamente, perché le first impressions sono belle, ma ci va un po' di tempo poi per capire come sono le cose. Comunque, allora, la cipria, io vi dico, a me è piaciuta, a me piace come concept di prodotto. L'unica cosa che non ho capito è perché hanno scritto che è traslucida, perché non lo è, comunque lascia un po' di colore, cosa che effettivamente a me piace, cioè trovo che sia davvero un prodotto molto particolare e molto bello, quindi per me è un plus il fatto che colori leggermente la pelle, perché dà subito un tono un po' più vivo. Ovviamente non si può usare su tutto il viso, ma io personalmente non uso la cipria su tutto il viso, quindi non è un problema. Per come la metto io mi piace tantissimo, quindi davvero molto carino. Gli occhi non ho niente da dire, mi piace un sacco, lo shimmer e gli opachi si sfumano molto bene. L'unica cosa, come vi ho detto, secondo me nella palettina questa qua, nel quad, questo marrone poteva anche essere un po' più scuro o questo un po' più chiaro, però tra le due preferirei questo un po' più scuro. Questo colore non l'ho tanto capito perché non so se neanche se mi convince tanto quel colore lì, quindi mi piace qualitativamente, come composizione meh. Questa qua invece come aggiunta di shimmer secondo me è spettacolare, quindi bella bella bella. Nel complesso comunque sono molto soddisfatta e molto contenta, quindi fatemi sapere se vi piace il trucco, cosa pensate dei prodotti, anche quelli un po' più particolari. E direi che noi ci vediamo nel... no... cioè, io vi stavo salutando così senza dirvi cosa dovete fare, cosa dovete commentare, ma sembra che io non abbia mai registrato un video in vita mia. Allora, se siete arrivati a questo punto del video, commentate con l'emoji del diamante, anche se non è un quarzo, ma mettete un diamante a caso. Mettete like, iscrivetevi al canale, attivate le campanelle, condividete il video e basta. E noi ci vediamo nel prossimo video. Peace out. Ecco a voi il meglio e il peggio di questa puntata di Basic Gaia. Beh, tanto terrò il succo. Il succo, terrò su il trucco. Bene, ho inondato anche lo specchio, devo asciugarlo, anche il telefono, vabbè, tutto intorno a me è bagnato adesso. Adesso come paletto dici... ups, scusate. Se vi state chiedendo, sì, praticamente tutti i miei pennelli in questo momento sono per terra. Vabbè, tanto lì devo lavare.